La più grande macchina per la produzione di pasta esistente al mondo sta prendendo forma a Cento, nei capannoni della Fava SPA, azienda storica leader del settore. Lo stabilimento storico che ha una vocazione, quale, ingegnere? È quella di costruire macchine per la produzione di pasta secca e questa è la macchina più grande che sia mai stata realizzata dalla nostra azienda. Produce 120 quintali all'ora di pasta corta, di maccheroni. E questo significa, in termini di persone messe a tavola giornalmente? 3 milioni di persone al giorno, quindi sono macchine enormi. Questo è il frutto di un'esperienza che parte tanti anni fa e noi siamo vocati proprio alla costruzione di macchine di grande potenzialità. Noi abbiamo iniziato nel 1937, siamo leader e abbiamo circa l'85% degli impianti italiani che sono usciti da questi stabilimenti di Cento. Il fatturato nostro attuale è esportato per l'85% almeno. Una macchina gigantesca, come si vede, di assoluta avanguardia, ultima nata tra le tante prodotte da questa azienda storica centese. Oggi una parte del macchinario, quello che provvede alla prima fase di essiccazione della pasta, è oggetto di una collaborazione tra l'azienda Fava e MacLab, il laboratorio per la meccanica avanzata del Tecnopolo di Ferrara, che ha una sede a Ferrara ed una appunto a Cento. Questa è la prima fase dell'essiccazione della pasta. È un processo molto delicato perché prepariamo il prodotto all'essiccazione vera e propria. In questa fase la pasta rilascia una quantità enorme di umidità e noi dobbiamo consolidare la forma e evitare che questa umidità che rimane sul prodotto appiccichi poi nella fase successiva di essiccazione. Ci stiamo avvalendo con grande soddisfazione, devo dire, dell'Università di Ferrara, che ha il suo distaccamento qua a Cento, per tutta l'analisi preventiva e pratica poi in campo, come stiamo facendo adesso, vibrazionale, dinamica e vibrazionale della stessa. MacLab conduce un'attività di affiancamento col personale tecnico di Fava per condurre sia analisi sperimentali che simulazioni numeriche al fine di migliorare il progetto, ottimizzarlo dal punto di vista, soprattutto in questo caso, del comportamento dinamico e vibrazionale della macchina, in quanto si sta passando da una tipologia di macchina di dimensioni più piccole a questa che è molto grande e quindi nascono dei problemi dinamici e vibrazionali importanti che vanno affrontati con metodologie avanzate e quindi questo è il nostro contributo nella collaborazione. Noi abbiamo incollato alcuni sensori di vibrazione che sono quei sensori che vedete applicati nella macchina in alcuni punti speciali. Per misurare le vibrazioni durante il funzionamento, a diverse condizioni di funzionamento. L'obiettivo è valutare quali possono essere le possibili risonanze che la macchina in condizioni operative poi manifesta e pertanto poi successivamente con modelli numerici, modelli matematici, applichiamo modifiche progettuali migliorative allo scopo di diminuire le vibrazioni complessive della macchina quando poi sarà dal cliente montata nelle condizioni effettive. È un esempio delle collaborazioni che MacLab ha ormai stabilmente avviato con il mondo dell'impresa. Sono molto numerose. Noi abbiamo con l'industria circa una ventina di contratti di ricerca all'anno, più numerose attività di prestazione tarifario. Quindi per un fatturato medio di circa 400.000 euro all'anno. E sono anche attività che si proseguono negli anni a testimonianza di una soddisfazione da parte di molte imprese. La ricerca si conferma una delle eccellenze dell'Università di Ferrara. A confermarlo è il professor Francesco Di Virgilio, prorettore per la ricerca e professore di patologia clinica, che ne ha tracciato un bilancio. La ricerca in ambito biomedico è uno degli aspetti, senza nulla togliere ai fisici, agli ingegneri, alla ricerca in campo giuridico, umanistico, che sono in campo chimico-farmaceutico, che sono estremamente importanti, ma senza togliere nulla a questi campi, la ricerca in ambito biomedico è sicuramente una di quelle che sta dando le maggiori soddisfazioni a Ferrara. In campi molto diversi,
o meglio dovrei dire apparentemente molto diversi, ma unificati da un unico filo conduttore, come quello delle cellule staminali, della ricerca oncologica, della ricerca nell'ambito delle malattie neurodegenerative, della ricerca in ambito cardiologico. Un forte sostegno arriva direttamente da coloro che tramite il 5 per 1000 devoluto con la dichiarazione dei redditi permettono di mantenere alta la qualità della ricerca dell'Università di Ferrara. Noi abbiamo raccolto dal 5 per 1000 circa 76.000 euro che l'Università ha integrato fino a portarli a poco oltre 100.000 euro. Con questi fondi abbiamo bandito 21 borse di ricerca a fronte di ben 53 richieste, quindi non abbiamo potuto esaudirle tutte. Per giovani ricercatori che hanno passato periodi di studio di varia durata in tutti i paesi del mondo, dagli Stati Uniti all'America Latina, all'Inghilterra, alla Spagna, certamente i paesi più gettonati sono stati il continente americano nella sua totalità e la Spagna, poi Germania ed Inghilterra in seguito. Tante le esperienze rese possibili dal 5 per 1000 a Unife. Sentiamo quella di Chiara Ruzza, assegnista di ricerca che ha trasferito a Ferrara il know-how acquisito durante un'esperienza avvenuta in un ateneo brasiliano. Il mio progetto di ricerca è incentrato sullo studio del disturbo bipolare. Ho svolto il mio progetto presso l'Università Federale di Rio Grande do Norte in Brasile, dove c'è un dipartimento di eccellenza per lo studio della psicofarmacologia. Durante questa esperienza appunto, quindi ho avuto modo di accrescere da un punto di vista professionale, di imparare il metodo per studiare il disturbo bipolare e attualmente sto applicando questi metodi qui nell'Università di Ferrara dove lavoro, quindi è stato un accrescimento anche per il laboratorio presso il quale lavoro.